La questione è molto semplice, noi negli incontri siamo sempre stati costruttivi, ieri i 10 punti sono diventati 20 e si è detto o questi 20 o non si fa il governo, a noi sembra, capendo l'italiano, un ultimatum, ovviamente è totalmente inaccettabile che si pongano ultimatum al Presidente del Consiglio. La riunione di oggi con gli amministratori e i segretari regionali sta nel percorso che stiamo facendo per la costruzione del programma. Un governo serio e solido deve saper dare risposte vere alle persone. Noi vogliamo che questo nostro lavoro sia rispettato, non accettiamo ultimatum, vogliamo un chiarimento sul programma e di questo stiamo parlando con il Presidente Conte. Grazie. La questione è molto semplice, noi negli incontri siamo sempre stati costruttivi, ieri i 10 punti sono diventati 20 e si è detto o questi 20 o non si fa il governo, a noi sembra, capendo l'italiano, un ultimatum, ovviamente è totalmente inaccettabile che si pongano un ultimatum al Presidente del Consiglio, se invece si vuole discutere dei punti sappiamo di avere idee programmatiche a cui anche noi non vogliamo rinunciare, ma sappiamo anche che il Paese ha bisogno di una sintesi, visto che è un Paese fermo e con le rigidità e la mancanza di sintesi si è bloccato e quindi questo è un punto molto serio. Adesso vediamo con che spirito ci si siederà a questo tavolo, se ponendo degli out-out o se invece volendo discutere per il bene degli italiani. Oggi Conte è salito al Quirinale, questo significa... È il segno che vi ha dato delle rassicurazioni per andare avanti oppure no? Noi le rassicurazioni le dobbiamo ricevere, è il motivo della nostra riunione. Noi avremo lo stesso approccio di sempre, costruttivo e nell'interesse del nostro Paese. Se gli altri su questo fronte saranno disponibili, noi siamo pronti a continuare il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi. Altrimenti prenderemo atto della situazione.